Malvezzi Quotidiani. L'economia umanistica spiegata bene. Ieri parlavo con un amico, un insigne giurista, l'avvocato Alberto Rizzo, e si ragionava sul fatto di quello che io avevo detto, e cioè del rischio per gli imprenditori di incorrere in un reato, quello di bancarotta preferenziale, qualora non giustificassero l'uso delle risorse garantite dai recenti governi con le risorse delle garanzie pubbliche. E naturalmente mi faceva notare Alberto un articolo da lui scritto recentemente su una rivista che è Banca Finanza, nella quale ho avuto anch'io il privilegio di scrivere tempo fa, e mi faceva osservare appunto che ormai sono molte le posizioni di persone che sollevano questo problema sugli imprenditori. Non ultima Paola Severino, ho letto un articolo, vicepresidente Luis, esperta di diritto, c'è un articolo sul Sole 24 Ore, e si osservava il fatto che l'ABI chiede la manleva su questi prestiti. Quindi le mie paure erano, come dire, fondate, e ci sono insigni giuristi che ormai osservano queste cose. Ve ne parlerò in un'altra pillola. Oggi vi voglio dire che questa sera alle ore 20:30 sulla mia pagina Facebook discuterò con un altro amico di Radio Radio che tutti conoscete, Diego Fusaro, che come me tiene delle pillole. Questa sera faremo sulla mia pagina Facebook una chiacchierata tra amici insieme per mettere insieme la visione di un economista con quella di un filosofo. E parleremo di che cosa? Non abbiamo concordato in realtà le domande, ma mi piacerebbe, lo dico all'amico Diego, mi piacerebbe conversare con lui sul ruolo dell'imprenditore, non solo nell'epoca del coronavirus, ma proprio di questa logica che vede la contrapposizione in Italia tra imprenditore e salariato, che non ha motivo di esistere, perché nel 95% dei casi il nostro tessuto imprenditoriale è fatto di microimprese, cioè meno di 10 addetti. E perfino Marx parlava di un salario dell'imprenditore, che è l'imprenditore che lavora. Marx non ce l'aveva con quel tipo di figura, che era il piccolo imprenditore che lavorava, ce l'aveva col capitalista. Oggi, se noi contestualizziamo le cose a così tanti anni di distanza, ci rendiamo conto che si è creata una contrapposizione ideologica nell'epoca del coronavirus tra il lavoratore dipendente e l'imprenditore. Ma attenzione, che io non sto parlando di Bill Gates, sto parlando del piccolo imprenditore, del barista, di quello che ha, del fioraio, del verduriere, di quelli della mia città che in questo momento hanno le serrande chiuse come in tutta l'Italia. Ecco, a queste persone va il mio pensiero, e questa sera mi piacerebbe discuterne con questa visione insieme filosofica ed economica insieme al mio amico Diego Fusaro sulla mia pagina Facebook questa sera alle ore 20:30. Una chiacchierata tra economia umanistica e filosofia. A questa sera. Malvezzi Quotidiani. L'economia umanistica spiegata bene.